Aspetta. Iniziamo subito, ti presento. Va bene, non ti preoccupare. Bentornati, cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questo è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi parliamo di 2 più un mito, perché parliamo di Tex Willer, parliamo di Zagor e parliamo di Mauro Boselli. Buongiorno Mauro. Salve a tutti. Il boss è qui con noi per un motivo importante, perché finalmente per i lettori, per tanti lettori, tante generazioni di lettori, Tex e Zagor si incontrano. Come si Sì. incontrano questi due miti del fumetto italiano che fino adesso non erano mai riusciti a incrociare le loro strade? Beh, innanzitutto si incontrano grazie a una serendipità. Sai che la serendipità è quando si scopre per caso qualcosa che funziona e che ti salva. Bene, la serendipità è stata l'uscita della serie Tex Willer. Questo è lo speciale, il primo speciale di un paio d'anni fa, che ha permesso di raccontare l'avventura del Tex giovane. È un'idea che aveva avuto Simone Eroldi, anche se poi l'ho fatta mia del tutto, nel senso che Simone voleva riraccontare le storie di Tex delle origini. E questa idea ancora acerba è stata da me corretta, perché non si possono riraccontare le storie che Morelli ha già raccontato splendidamente in uno stile d'epoca. Per cui ho inventato questa serie di Tex Willer in cui si introducevano nuove avventure e a volte si sfioravano le storie di Gianluigi Bonelli, come avverrà anche nei prossimi numeri, a partire tra un paio d'anni, quando incontreremo Montale, se ci sarà la guerra di successione, Cochise, Lilith, tutte queste cose. Chiaramente, avendo un Tex giovane che vive le sue avventure tra il 1858 e il 1865, quando ha tra i 20 e i 25 anni, 27, quindi questa è l'idea della serie di portarlo fino al dopoguerra, è più facile incontrare uno Zagor che, secondo noi, secondo i calcoli storici di Moreno Burattini e miei e degli zagorofili, diciamo così, è nato invece nella prima decade dell'Ottocento. Non sappiamo esattamente quale. Lo spirito della scura è avvolto in una nube di mistero, e chiaramente però pensiamo che potrebbe essere tra il 1804 e il 1808, il che significa che ha dai 30 ai 34 anni più di Tex. Tu capisci che l'idea mia originaria, che avevo quando ero ancora un ragazzo di bottega, di portare Tex a incontrare Zagor a Manhattan negli anni 1980, avremmo avuto uno Zagor settantenne. Secondo me sarebbe stato ancora tosto, però chiaramente sarebbe stata una figura che ricordava lo Zagor. Non ero neanche del tutto sicuro che avrei detto che era chiaramente Zagor, però i lettori più avveduti avrebbero sospettato. Questo soggetto è ancora nella mia testa e forse prima o poi, come canto del cigno mio, lo scriverò e cercherò di farlo pubblicare. Però ecco che, avendo la serie Tex Willer, non incontrerà Zagor il Tex vero, cioè il Tex di Gianluigi Bonelli che è cresciuto nel tempo e che esce sulla serie mensile, che ha 45-50 anni, ma ben portati. È di quell'età, perché è un figlio grande e ha vissuto la guerra di successione. Ma incontrerà il Tex giovane, che comunque è un personaggio del tutto rispettabile, anche quello GL Bonelliano, che è quello che abbiamo conosciuto. Chi c'era nel 1948-1952, cioè le prime strisce di Tex, perché adesso stiamo rileggendo l'edizione anastatica, ed è la versione che sto riraccontando io. Quindi questo giovane Tex, questo che è chiaramente già ardito, ingambissimo, abilissimo, fortunatissimo, eccetera, eccetera, ma ancora rompicollo e tutto sommato non così saggio come sarà in futuro, incontrerà invece uno Zagor che è sempre stato saggio, perché la differenza con Tex, che entrambi hanno vissuto delle tragedie, ma Tex è vendicato e serve un uomo d'azione, no? Come un vecchio outlaw, anche come un bandito di vecchi tempi, anche italiano, diciamo, anche soprattutto italiano, una specie di partigiano dell'West. Mentre Zagor, dovuto al fatto che è stato scritto da Guido Nolitta agli Sergio Bonelli, figlio di Gianluigi, che aveva un ben altro carattere, è sempre stato un uomo roso dei dubbi, con dei tormenti interiori, il cui dramma è stato quello di capire di aver sbagliato che suo padre, in realtà, mentre il padre di Tex è perfetto, era un massacratore di indiani. Lui stesso in giovane età ha sbagliato, quindi deve redimersi, e quindi è tutta un'altra cosa. È stato costretto a diventare saggio già a 30 anni, e quindi lo Zagor cinquantenne non potrà che essere più un padre per Tex che un amico o un rivale sullo stesso piano. Questo è
il punto per cui gli eroi non si possono incontrare sullo stesso piano. Ciò non vuol dire che Tex sarà da meno in questa storia, chiaramente. Tra l'altro esce una serie Tex Wilder, mi fanno molto ridere i commenti di alcuni lettori, non so se li avrei letti su forum, in cui hanno visto alcune pagine che in maniera, diciamo così, per punzecchiare abbiamo diffuso qua e l'altro, dei cazzotti che volano, e c'è uno che ha detto, ah, se Tex le prende da Zagor io non comprerò più Tex, e l'altro ha detto, se il Zagor le prende da Tex è un'onta. Allora loro non si sono resi conto forse che Tex le ha prese qualche volta dal muerto, da Ruby Scott, ma anche a pugni, alcune volte le ha prese, poi le ha ridate, e che Zagor soprattutto le prendeva tantissimo, specialmente nella storia di Nolita, che come abbiamo detto scriveva degli eroi anti-eroi, per cui Zagor le ha prese da tantissimo, da Super Mike, da qualsiasi, anche da dei boscaioli normalissimi, basta leggere le sue vecchie avventure, Zagor le prendeva di continuo, l'importante è che poi si riscattasse, no? E le desse. Chiaramente qui abbiamo uno Zagor cinquantenne, veramente un macigno, e quindi Tex avrà di che, voglio dire, un degno co-partner, io non dico rivale perché sarà rivale per poche pagine, lo possiamo immaginare, no? D'altronde la narrativa avventurosa funziona così, voglio dire, lo dovrebbero sapere tutti quelli che criticano queste pagine, che hanno visto, cioè che quando due importanti personaggi si incontrano, che siano Robin Hood e Frate Tuck o Little Joe, all'inizio se le danno di santa ragione, poi diventano amici, è la legge dell'avventura irlandese. E questo aspetto io ho avuto il privilegio di leggerlo qualche giorno prima, e ti posso dire che le ultime pagine mi hanno veramente commosso, ma senza spoiler, questo aspetto che tu dicevi è secondo me la chiave più bella di tutto quanto il numero, cioè questo rapporto che sembra quasi quello tra appunto Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli, quello tra Tex e Zagor, è molto paterno, paternalistico, sì, invertito, esatto. E quindi sì, è un gioco che io sento molto vicino, anche perché io conosco, ho avuto la fortuna rispetto ai lettori di conoscere veramente da vicino queste personalità, per cui effettivamente è un gioco rovesciato. E tra l'altro, non so se me l'avresti chiesto tu, mentre lo dico io, come ho già spiegato di qua e di là, questa storia, anche se fa incrociare i due personaggi, non incrocia veramente i due mondi, ci sono dei giochi metaliterari, possiamo dire così, metafumettistici all'interno della storia, in cui le avventure strane di Zagor vengono considerate un po' dei tall stories, delle storie assurde, come quelle si raccontavano di Pecos Bill, di Paul Bunyan, di Jim Bridges, di David Crockett, che prendevano l'asse i tornadi o deviavano i fiumi, eccetera, eccetera. E, praticamente i personaggi di questa storia non le prendono sul serio, però devono prendere sul serio il personaggio vero che hanno davanti, un difensore degli indiani veramente agguerrito, come d'altronde Tex, per cui i due si incontrano su questo terreno, loro difendono i deboli, difendono gli indiani, in questo caso i Comanci, perché questa storia, ed è qui il trucco narrativo non particolarmente originale, ma che mi ha permesso di crederci, è il seguito di una saga zagoriana di cui ho fatto pubblicare in questa nuova serie che spero che abbia successo, Le grandi storie di Bonelli, il primo numero di Comanceros e poi il secondo, e sono qui la copertina, ma è appena uscito, che è Fratelli storia di sangue, sì. E quindi questa storia è la terza parte di questa saga, ritroviamo gli amici di Zagor, quindi Tex è sul suo territorio, cioè in Texas, e incontra un paio di Rangers che ha incontrato in Texville. Ma Zagor anche lui è nel suo territorio, cioè il suo Texas, con i suoi amici Adam Crane, Lupo Grigio e i Comanci Quahadi. Quindi si incontrano su un territorio neutro, e soprattutto si incontrano nella storia, perché la storia è ambientata esattamente nel 1959, quando i Comanci vengono mandati nella nuova riserva delle Wichita Mountains. Ci sono dei personaggi storici, c'è il giovanissimo Quanah Parker, disperato perché sua madre, Cynthia Ann Parker, che era una bianca, è stata liberata, tra virgolette, dai Rangers, e in realtà lei voleva rimanere con i Comanci, quindi è una tragedia storica vera che darà adito probabilmente a un seguito in questa storia. Tu quando hai pensato a questa storia? Perché quando io l'ho letta mi è sembrata assolutamente naturale, sai, spesso i crossover, team up sono un po', lo dico, un po' forzatelli, perché comunque far convivere due personaggi che comunque nelle loro testate sono il protagonista è complicato. In Tex Wheeler tu ci hai abituato comunque che Tex può non essere, fra virgolette, il protagonista, può essere comunque una figura importante, come lo speciale dell'anno scorso, che si parlava praticamente esclusivamente del fratello di Tex. Come e quando l'hai pensata questa storia?
quella di Sam chiaramente era un'idea di Roberto Recchioni, era un'idea particolare, sì. In uno speciale possiamo fare anche una storia così che è piuttosto insolita per te, come l'abbiamo fatto per Dampier, l'abbiamo fatto per Mister No, a volte SS è stato protagonista di storia di Mister No e così via. Ma oppure in certi Alberti Allegati, ti ricordi, con Primari, sì. Abbiamo delle, sì, storie. Allora, Tex ha possibilità di team up. In fondo, in Tex Willer ha avuto il team up con Kate Warren, che è una agente Pinkerton che meriterebbe una serie tutta sua, anche se è un personaggio reale, anche se l'abbiamo un po' reso fantasy, perché non sappiamo niente di lei, era un'agente segreta. E questo è successo in una storia di Tex Willer. Ha avuto un team up con i tre Bill. Chiaramente devo spegnere qua questa cosa. Mi ha suonato il telefono, perché siamo già al lavoro. Bella la suoneria. Sì, è una suoneria di Deep Purple, naturalmente. Smoke and the Water. Allora, ha avuto un team up con i tre Bill, che sono un personaggio di, anzi, un triplo personaggio di Gianluigi Bonelli, quindi devo dire che non è neanche tanto strano. E abbiamo diviso equamente il tempo tra i vari personaggi, Tex e Carson da una parte, tre Bill dall'altra, la storia ha funzionato, è stata gradita e sto cercando di ripeterla con Rick Master, il detective di San Francisco, di cui sto scrivendo insieme a Benevento, che è l'autore dei disegni, una storia che uscirà in un futuro maxi e vedrà Tex e Carson impegnati con Rick Master. Quindi questi sono team up all'interno del mondo di Tex e di Gianluigi Bonelli, non sono difficili. Chiaramente non era neanche tanto strano, infatti mi stupisco di alcuni detrattori a prescindere, che hanno detto ma perché Zago e te si incontrano, ma io ho risposto in maniera abbastanza garbata, me l'avete menata per 40 anni, come va questa cosa adesso, però abbiamo fatto, vi tirate indietro, però sono contento di fare questo e di non fare per esempio un team up con un personaggio di DC Comics come alcuni dei miei colleghi stanno facendo, perché io non la saprei fare, mi sembrerebbe un pochino estremo, hai capito? Quindi sicuramente Tex non accadrà mai una cosa del genere, mentre a Zagor, tra virgolette, può capitare, è capitato, ha incontrato Brad Barron, ha incontrato Dragonero, mi sembra, sì. E quindi perché? Perché Zagor è anche un versante fantasy, ovviamente questo versante fantasy non è minimamente toccato in questo speciale Tex Willer dove i due eroi si incontrano, e aggiungo, non c'è neanche Chico, se non una breve apparizione, sì, in flashback, qualcuno sarà deluso di questo, ma vuol dire una cosa per volta. Chiaramente Chico è un personaggio abbastanza estremo per il mondo di Tex, quindi l'anno prossimo non vedremo Dragonero con Tex. Dragonero è in preparazione, non lo vedremo mai finché io sarò, diciamo così, in sella alla cura di Tex. Si scherza. Senti, ma invece parlare un po' dei disegni di Alessandro Piccinelli, che ho visto molto, fra virgolette, azzeccati ovviamente, ma molto dinamici, molto ben descrittivi, accompagnano benissimo i tuoi testi, che seppur corposi scorrono bene, perché è un'altra cosa appunto che immediatamente hanno detto, e vabbè, ma i testi di Tex sono sempre abbondanti, però scorrono bene, si leggono facilmente. In questa storia saranno abbondanti, anche perché essendo solo 126 pagine, dovendo raccontare una storia molto intensa, chiaramente ogni tanto qualche volume è la gente che non ha più voglia di leggere, si sforza un pochino, sforzarsi anche per, se hanno dei soldi, che duri un po' di più, voglio dire, possono stare in bagno, possono stare sul letto, ma dura su un'altalena, ma insomma voglio dire, non è che io cerco di dare il giusto per il prezzo che loro spendono. No, allora volevo dire di Piccinelli, spero che mi ascolti, che è un genio del racconto per immagini. Nel resto della vita soprassediamo, però nella capacità di raccontare per immagini lui è un genio, e devo dire che voi non vedete, lui mi ha regalato anche, io non so dove l'ho messa, ce l'ho qua, aspetta un attimo, che bello, grazie, mi ha regalato, devo portarlo a casa, io ho quattro librerie nel senso in quattro posti diversi, nel senso che librerie in ogni posto sono 5-6, e metterò anche questo, che è la versione di questa storia con i layout. Questi sono i layout di Piccinelli, che sono a volte ancora più belli della storia realizzata, perché sono estremamente schematici, sì, ma sono ancora più belli, perché poi lui, essendo un disegnatore realistico, ovviamente poi si profondi in dettagli, ma voi qui vedete, io spero che si possano vedere, che si sta inquadrando bene, qui vedete... Sì, sì, si vedono. Invece quando sono... appena schizzati, il dinamismo incredibile di queste immagini. Si leggono bene anche senza balloon, con tutto il rispetto per il suo lavoro, ma si leggono bene. Giovane Juana Parker. Belli, belli, no, veramente. È
la dimostrazione che noi sappiamo fare il nostro lavoro è che questa storia si potrebbe leggere magari anche con più soddisfazione senza i dialoghi, perché i dialoghi dice, oh, ma uno dice che palle, mi vedi ancora, perché in qualche modo mi sono escluso dalla visione, ho schiacciato qualcosa, mi vedi ancora? No, ti vedo, ti ho sentito perfettamente. Io non mi vedo più, okay, ecco, sono sempre lì. Ok, allora. Ti vedo perfettamente. Mauro, che cosa ci aspetta per il futuro? Poi ti lascio al tuo lavoro, so che è lunedì mattina, sei impegnatissimo. Sì, infatti sto prendendo una vacanzina con te. la domanda è molto vasta, potrei andare avanti per 2 giorni, quindi cosa mi chiedi? Le prossime uscite delle grandi storie, per esempio, che possono essere interessanti. Allora, le prossime interessanti. Uscite delle grandi storie, abbiamo qua questo, che sto rileggendo, ed è una mia storia con Marcello. Dovevamo uscire con un testo, quindi ho scelto ancora la mia storia, ancora una storia di Marcello, perché è una storia a cui tengo molto e non è stato mai ristampato in volo. Dopodiché, siccome questa serie è giovane e non abbiamo certezze, la mia idea è di far uscire un Mr. Jonathan Never e poi uno Zagor di Burattini. Vedremo che cosa uscirà, non so ancora quale, ho delle idee, naturalmente il parco Bonelli, cioè l'archivio Bonelli è immenso. E basta pescare per trovare delle ottime, certo, storie. Certo, va bene, grazie mille Mauro, io ricordo ai lettori di andare in edicola il 3 dicembre perché appunto uscirà questo speciale Tex Willer incontra Zagor per anche i 60 anni di Zagor, non l'abbiamo ricordato ma diciamo ormai è parecchio nota come situazione, c'è in edicola anche lo speciale di Zagor, lo speciale magazine in cui si parla delle storie mie di Castelli, di Toninelli eccetera, è notevole. Voglio dire, se le grandi serie dovessero andare avanti, ve lo dico, solo per quanto riguarda Zagor, Tex ha già molte ristampe, eccetera, io ho in mente di pubblicare anche le storie stupende di Toninelli, come Viaggio nella paura, voglio dire, le storie di Nicolai, ci sono storie di Zagor, a prescindere da Nolita, Busari, Burattini, che sono eccellenti. Zagor è veramente un personaggio che nella sua, diciamo così, è come una maschera, che proprio assume diversi volti. È con sé un Pulcinella che è Cicco, ma lui può essere anche Arlecchino, può essere Pierrot Triste, può essere qualsiasi cosa, ed è veramente spazio in tutti i mondi dell'avventura. L'abbiamo visto come nelle recenti storie di Racco del Vampiro, e ho scritto anche io una storia con il vampiro, cose che Tex non può fare. Ecco, questa è la differenza dei due eroi. Tex è più realistico, Zago è più fantastico. La dicotomia è quella, ma si incontrano in questo speciale sul versante western. Io detto questo, ti ringrazio, scusate per i vari incidenti, la telefonata. Figurati. Grazie mille Mauro, io se ci guarderanno Masiero e Davide Bonelli gli chiedo di farcelo cartonato questo speciale in grande formato perché sarà sicuramente un successo. Vedremo come andrà e se sarà un successo, forse sì, però non diciamo l'ora, magari poi la gente dice, beh allora non lo compri in edicola perché così non esce niente. No vabbè, in edicola si compra perché c'è un prezzo decisamente e popolare. Affondano baracche e burattini, ripeto, no. Burattini, l'altro di Zagor, cerchiamo di non farlo affondare. Grazie mille Mauro, grazie e buon lavoro. Grazie a te, ciao. Grazie a tutti i lettori.